L'Atletico Cassano cerca ancora una volta nel Palangelillo la spinta giusta per tornare alla vittoria. Ostacolo di Ernon Bernalda alla ricerca dei suoi primi punti in trasferta. Amici di Puglia 5, buon pomeriggio da Davide Menolascina. Si gioca la quinta giornata di Serie A2. Sanz riceve con la suola ancora per Turek. Conclusione di Turek, primo intervento di Di Benedetto. Sbaglia il passaggio Peri, contropiede per Galitelli che può puntare alla porta. Galitelli col mancino, tocca Di Benedetto, decisivo a mettere in calcio d'angolo. L'avanzata degli avversari, già un paio di volte è riuscito a recuperare e poi a distendersi contropiede. C'è Barbosa a destra, cerca la palla in diagonale, arriva Ottavio D'Ambrosio che con uno dei primi palloni toccati in partita firma l'1-0 del Cassano. Sanz con un po' di campo, sta arrivando Ferrando in sovrapposizione, conclusione in diagonale, fuori di pochissimo. Passa su Lestinge, ancora Fernando, si accentra, sta arrivando dall'altra parte Turek, palla sulla corsa, ancora una volta super Di Benedetto. Chiama ancora palla Turek sulla corsia mancina, Fernando vuole andare sul mancino, vince il contrasto con Lestinge, scarica verso Grossi, conclusione di Grossi, trova ancora una volta un prontissimo Di Benedetto. 3 contro 3, palla sulla destra per Galitelli, con il destro dentro, ancora una volta la toccata di Benedetto. Serie di deviazioni, può partire in contropiede Barbosa, sta arrivando Raid a tutta velocità, c'è anche Dani Garcia a sinistra, palla per Raid, palo! E poi libera in qualche modo il Bernalda, Barbosa sulla palla, si avvicina lui Dani Garcia, la palla invece per Perri, botta di prima intenzione ancora, palo incredibile! Va da Fernando sulla corsia destra, solita palla gestita col sinistro, cerca spazio, buon filtrante per Sanz, stavolta non può opporsi Di Benedetto, arriva il pareggio del Bernalda con la rete di Sanz al minuto numero 18. Da Raid, contropiede Cassano, Alemao con l'esterno per Raid, sul mancino, Raid calcia in porta ancora, palo! Lunga rincorsa per Galitelli, va a calciare verso la porta, scivola mandando la palla fuori. Grande intervento difensivo da parte di Dani Garcia, può andare in contropiede il Cassano, Barbosa, Barbosa, parata di Verdeo, poi Perri, può ancora calciare, Perri! Sempre Juan Perri, 2-1, tutta la sua grinta per il nuovo vantaggio dell'Atletico Cassano. Dani Garcia, gran palla di ritorno, ancora Barbosa! Triangolo perfetto! La firma stavolta è di Claudio Barbosa, 3-1 dell'Atletico! Uno contro uno con D'Ambrosio, lo salta Sanz, entra in area di rigore, ancora Sanz sulla linea Lestinge e poi le va lontana. Perri ha ripreso regolarmente posto in panchina. Attenzione intanto a questa palla che filtra nella difesa. Fernando Tonucci mette dentro il 3-2, partita riaperta. Quando entriamo negli ultimi 8 minuti, buona lettura difensiva di Lestinge, Alemao lotta, vince il contrasto, Dani Garcia, gran numero, va sulla sinistra Dani Garcia, la mette dietro per Alemao col piattone, Alemao Gleiser riporta sul più 2 il Cassano, firmando il gol del 4-2. Sanchez e poi Galitelli, palla messa dentro, palla che passa in qualche modo e Sanz da pochi passi la alza sopra la traversa. Il Cassano con 4 marcatori diversi batte 4-2 l'Orsa Bernalda.